È una nuova serata al Caffè Novecento, il salotto televisivo più prestigioso in Italia per gli imprenditori di tutto il mondo che arrivano dall'Italia, ma non solo, anche dall'estero, per raccontarsi, per portarci la loro eccellenza in alcuni minuti di televisione. Allora, questa sera ne avremo davvero diversi, importanti, importantissimi davvero, quindi restate con noi fino all'ultimo. C'è una buona musica, quella della nostra pianista, e so che sta per arrivare il primo ospite. Allora, prego, lasciamolo arrivare. E questa sera a Caffè Novecento parliamo del settore idrotermosanitario, un settore molto importante, strategico. Lo facciamo con Idroexpert ed è con noi l'ingegner Enrico Franchi. Buonasera. Grazie, buonasera a lei. Amministratore delegato di Idroexpert. Partiamo, Franchi, intanto dalla storia e dall'origine di questa azienda. L'azienda nasce formalmente nel 2005, ma in realtà la storia è più che trentennale, perché mio padre, Cesare Franchi, ha collaborato con una serie di fornitori dagli anni 80. Ed è nata come di fatto un gruppo d'acquisto con logistica, quindi in un mercato che è estremamente polverizzato, che oggi vede più di 3.000 ragioni sociali. Idroexpert nasce per fornire un servizio a interlocutori piccoli che magari possono, non riuscirebbero ad arrivare al minimo d'ordine col fornitore, e in questo modo possono anche tagliare le scorte di magazzino di oltre il 50%. Noi offriamo consegne fino a 5 giorni a settimana, offriamo di fatto un groupage su oltre 130 fornitori e tutta una serie di servizi che possono essere un sito web personalizzato piuttosto che servizi, diciamo, legati prettamente alla trattativa commerciale anche. Questo è un po' quello che è anche il gruppo Oggi, poi, giusto? Il gruppo Oggi si configura anche con altre realtà, nasce appunto con questi scopi, si è esteso con delle filiali di proprietà. Oggi noi contiamo oltre 33 filiali di proprietà. Abbiamo tutta una serie di showroom, circa 13, che vendono direttamente al cliente finale, e tutta una serie di marchi di proprietà che ci troviamo addirittura ad esportare fino in Nuova Zelanda piuttosto che Australia, le dico solo questo. E sono poi quelli che i nostri amici a casa stanno vedendo in sovraimpressione, stanno vedendo uscire, certo, una serie di nomi, sono tutti facenti capo a Idroexpert. Idroexpert, certo. Giusto, dico bene? Assolutamente sì. Ognuno di questi marchi ha un suo significato, ha una sua valenza? Sì, diciamo, sono marchi che derivano da ragioni storiche, alcune sono aziende che avevano più di 100 anni, i marchi sono nel Triveneto, abbiamo la Bozzola, nel Ferrarese c'è la Idrosart, CRM Marche che si trova appunto nel Marchigiano e Idraulica Emiliana che sono 6 filiali nell'Emilia. Ecco, vediamo un po' il mercato idrotermosanitario oggi in Italia. Il mercato è estremamente frammentato, come le dicevo ci sono moltissime ragioni sociali, vale circa 10 miliardi, quindi parliamo di un mercato che comunque è molto importante. E ha subito moltissimo la crisi del settore, oltre il 50% è stato perso. E si vive di ristrutturazione, almeno così si è fatto fino agli ultimi 2 anni, e è un mercato che, come le ho ripetuto, non vede un grosso player. I produttori si trovano, rispetto a mercati come quello tedesco o inglese, ad avere tantissimi, tantissimi interlocutori e a volte fanno fatica anche a servirli. La crisi del 2007 è stato un momento anche di opportunità, tra virgolette, per voi? Da un certo punto di vista sì, perché abbiamo acquisito molte aziende, ci siamo espansi e tuttora lo stiamo facendo. E queste realtà, per cattiva gestione e per motivi di calo di mercato, si sono trovate a dover chiudere e portare libri in tribunale. Che ruolo hanno le filiali? Le filiali, a differenza di Idroexpert, servono direttamente l'installatore, quindi l'installatore, partita IVA, diciamo artigiani o comunque clienti che si trovano a fare la manodopera. Ciò non toglie che poi serviamo anche il cliente finale, quindi il privato. Certo, quindi hanno un ruolo strategico, si può dire. Assolutamente sì. Molto importante. Vediamo un pochino i servizi e anche i prodotti. Sì, i servizi, come le dicevo, quelli di Idroexpert sono servizi legati alla logistica, legati appunto alla trattativa commerciale, legati al sito web e tutta una serie di servizi che poi abbiamo sviluppato e creato ad hoc per i nostri affiliati. I servizi delle filiali sono legati a quelli che sono i bisogni dell'installatore, quindi tutta una serie di gamma di prodotto, gamma di servizi, ovviamente il prezzo, perché è la prima cosa che viene richiesta. E oltre che la territorialità, diciamo, ci vuole un interlocutore che sia sul territorio, che sia presente e che possa fornire merce quotidianamente. E questo siete voi? Questo siamo noi. Poi le faccio un piccolo cenno ai prodotti, che oltre ai principali marchi, che sono più di 350 nel settore, ci sono dei marchi, diciamo, nostri, che sono prodotti a marchio. Abbiamo Energy Expert, che riguarda prettamente prodotti originariamente come
efficientamento energetico. Di vostra produzione proprio? No, sono prodotti che noi commercializziamo. Ma negli ultimi anni comunque ci siamo espansi e stiamo rilanciando questo marchio Energy Expert a tutta una serie di prodotti che arriveranno forse fino al sanitario. Mentre il nostro prodotto sicuramente fondamentale è CRZ64, è un marchio che è nato qualche anno fa, ma tuttora sviluppiamo importanti fatturati in più di 40 paesi, abbiamo una rete commerciale e sono prettamente ceramiche made in Italy, a Sassuolo, gestite e prodotte a Sassuolo, dove vengono disegnate e da lì poi esportate. Fate delle fiere anche di settore? Partecipiamo a varie fiere, Expo Comfort è la prima del settore, ogni due anni a Milano. Il CERSAI, per quel che riguarda le ceramiche, che si trova a Bologna ogni anno, è la più importante al mondo probabilmente. E per il momento ci siamo affacciati anche al Coverings, che è una fiera americana, che ad esempio ho fatto un mese fa, ed era a Chicago, poi l'edizione ruota all'interno degli Stati Uniti. Tutto il vostro operato è comunque caratterizzato dalla velocità, dalla grande rapidità. Sì, il nostro operato si focalizza su quelli che sono i bisogni del settore, quindi essere veloci, diciamo, avere le scorte di magazzino giuste, perché chiaramente il cliente non deve aspettare, e poi cerchiamo sempre di offrire anche un after sale per i clienti che hanno problemi. Quindi c'è anche tanta assistenza. Le dico solo un esempio, noi ad esempio offriamo un'installazione RC idraulico, quindi l'installatore sui prodotti che installa viene addirittura assicurato per difetti di installazione, quindi non tanto legati al prodotto stesso ma proprio al suo operato, quindi nel caso che sbagli può far rivalsa su di noi e noi lo tuteleremo da questo eventuale errore. Progetti e scenari per il futuro, Franchi? Il futuro è, in un senso tradizionale, vede comunque l'acquisizione di tante filiali, noi ne apriremo anche quest'anno e continueremo ad espanderci, perché quello che diciamo avverrà nel mercato, ci sarà sicuramente una forte aggregazione. E poi cercheremo comunque di guardare anche gli altri canali, certamente c'è la GTO che è un forte concorrente per il momento, e poi altri canali che comunque cambiano un po' la filiera, anche se noi rispettiamo la filiera tradizionale, quindi vendiamo installatori e partite IVA, che sono i nostri clienti tipici e i grossisti chiaramente. Con la GTO qual è il vostro rapporto? Non abbiamo un rapporto con la GTO, nel senso la GTO cerca soltanto di vendere prodotti alto rotanti, a basso costo, e a volte dando fastidio soprattutto ai fornitori, ma soprattutto anche ai nostri clienti. Quindi rischiando di danneggiare anche in alcuni casi poi il mercato? Assolutamente sì, danneggia tutta la filiera. Come possiamo concludere, Franchi, una battuta finale che riassuma un po' tutto? Riassumendo tutto, è un settore che certamente, diciamo, ha origini molto vecchie. In Italia sta subendo una ripresa, perché comunque con i tassi di oggi la gente sta comprando immobili, sta ristrutturando un parco immobili che è molto vecchio, e cerchiamo di essere presenti, e lo saremo sempre. E ci riuscite bene. Grazie allora a Hydro Expert, ingegnere Enrico Franchi, per essere stato con noi questa sera. Grazie a lei. E complimenti davvero, grazie davvero. Dopo Franchi, dopo Hydro Expert, sta per arrivare un altro ospite. Il settore dei rivestimenti antiaderenti, molto importanti nella vita quotidiana, naturalmente tipicamente quando cuciniamo utilizziamo delle padelle, è importante che i rivestimenti abbiano delle caratteristiche di antitossicità naturalmente, e poi delle caratteristiche peculiari utili anche alla cottura. Allora, di questo settore in un certo senso si occupa la Deco. Allora, questa sera è con noi il dottor Claudio Dosselli, che ringrazio, buonasera. Buonasera a lei. In termini più ampi, voi vi occupate del settore chimico, del settore delle vernici, vi siete specializzati negli anni nel settore appunto dei rivestimenti antiaderenti. Esattamente, noi operiamo ormai da 12 anni, siamo nati nel 2004 nel settore dei rivestimenti antiaderenti, produciamo il classico rivestimento nero che si vede all'interno delle padelle, che non è altro che del politetrafluoroetilene, meglio conosciuto come PTFE o marchio storico, che è un marchio commerciale, il Teflon, oltre che a produrre anche la parte esterna, quindi la parte decorativa, con materiali assolutamente inerti e completamente atossici. Ecco, spendiamo qualche parola a proposito proprio del Teflon, chiamiamolo Teflon perché è il nome commerciale conosciuto. Qualche detrattore, ma in realtà il Teflon ha tanti tanti vantaggi e tanti aspetti positivi e interessanti. Ma sicuramente, diciamo che per racchiudere molto velocemente in due parole quello di cui si tratta, il Teflon nella famiglia dei rivestimenti è l'unico rivestimento
al di là di ciò che comunque è uscito negli ultimi anni, che è completamente inerte e che non ha nessuna valenza per quanto riguarda la permanenza di eventuali residui all'interno del corpo umano. Quindi assolutamente sicuro al 100%. Quindi il messaggio di Deco è: stiamo tranquilli, anche quando prepariamo qualcosa per i nostri figli, per i nostri bambini, è assolutamente sicuro. Assolutamente. Il Teflon. Andiamo un po' alla storia, che nasce negli anni 80, quando l'ingegner Brunelli si distacca dalla Montedison e nasce questo percorso importante. Ma sostanzialmente la nostra storia si divide in due punti molto fondamentali. Il primo, come diceva lei, è appunto la partenza negli anni 80 con la prima formulazione e produzione di rivestimenti antiaderenti in Italia. La nascita poi di Deco, che è l'ultima delle aziende create durante questi anni, e negli ultimi 4 anni anche la trasformazione che Deco ha saputo fare con l'ingresso di un'altra famiglia, la famiglia Barlotti, che ha dato più corpo e più sicurezza finanziaria e economica, dando così poi lo slancio a quello che è oggi il mercato mondiale di Deco nel mondo. Ci sono due parole d'ordine per Deco: Made in Italy e Just in Time. Esattamente. Ma diciamo che nel nostro settore è un settore sicuramente in crisi, come tanti dei settori in Italia, ma è un settore in crisi anche nel mondo. Il mercato è ormai quasi completamente saturo, quindi chi riesce a sopravvivere riesce a farlo grazie ad una grandissima velocità nella fornitura, cosa nella quale noi ci siamo specializzati negli ultimi anni. Deco riesce, dal momento in cui riceve l'ordine oggi, ad evadere la propria merce in 3-4 giorni. E questo sicuramente fa la grande differenza, dando la possibilità al consumatore finale, al cliente finale, di non farsi del magazzino, cosa che oggi è veramente molto pericolosa in fase di bilancio di esercizio, perché obbliga comunque sia il produttore ad investire dei denari che sono veramente difficili da reperire oggi sul mercato normale. Tra l'altro il vostro personale tecnico è altamente formato, segue proprio un percorso di formazione. Sicuramente per riuscire ad essere così veloci abbiamo la necessità di avere del personale molto 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 professionale, una formazione che in certi casi arriva da un'esperienza trentennale nel settore dei rivestimenti antiaderenti, e questa gente riesce ad entrare tranquillamente in un sistema produttivo molto molto veloce, molto accurato, che abbiamo studiato nell'arco degli anni per rendere proprio questo servizio ancora più competitivo rispetto ai nostri competitor di mercato. C'è tanta tecnologia in questi prodotti e questo permette anche un approccio molto ecologico, eco-friendly. Sì, la capacità di riuscire ad immettere sul mercato dei prodotti eco-friendly, come diceva lei, è data assolutamente dalla grande ricerca sulle materie prime che costantemente viene fatta all'interno dei nostri laboratori, dalla capacità di sviluppare tutta una serie di tecnologie che oggi sono diventate un must per quanto riguarda la produzione e l'applicazione dei rivestimenti antiaderenti nel mondo. Tutto ciò messo assieme, questo mix di operazioni, fa in modo che il know-how di Deco venga trasportato un po' in tutto il mondo. Ecco, infatti il 75% è esportato all'estero, in quali paesi? Sì, oggi Deco esporta il 75% dei propri prodotti. Diciamo che il tutto è dovuto alla forte crisi che comunque c'è ancora, certo, Oggi in Italia, quindi ci siamo trovati un bel giorno a dover cercare di lanciare l'azienda oltre quelle che sono, certo, le aree di crisi nel mondo, sì, per aprire nuovi mercati che oggi sono abbastanza fondamentali per noi nel mondo. Quindi da un problema avete saputo creare davvero un'opportunità in questo caso? Oggi ce la stiamo facendo, diciamo così. Qual è la filosofia di Deco, se c'è una filosofia precisa? Ma Deco è molto famosa nel settore proprio per la propria filosofia, che è sempre stata e credo sarà sempre quella di entrare nelle aziende, assumersi tutte le problematiche dell'azienda di quel momento, grazie alla grande esperienza che comunque all'interno nostro abbiamo, cercare di proporre delle soluzioni idonee che mettano il produttore finale nelle condizioni di poter operare al meglio sul mercato. Anche post vendita, tanta assistenza? Ma sì, negli anni abbiamo costruito un servizio molto capillare, sia in Italia sia nel mondo. Abbiamo un servizio di post vendita veramente molto all'avanguardia, un'assistenza tecnica che molti dei nostri competitor oggi, mi lasci dire, ci invidiano.
forniamo un servizio che assieme alla velocità di fornitura fa la differenza in un settore che oggi veramente richiede tutta una serie di particolarità. Certo, intanto stiamo vedendo dalla regia che ci mandano alcune immagini di lavorazione anche di questi prodotti, e ci sono tanti prodotti anche molto personalizzati effettivamente. Sì, sì, sì. Una delle cose che riusciamo a fare e che ci caratterizza particolarmente è anche la personalizzazione dei prodotti. Il sistema in cui oggi ci troviamo richiede molto la personalizzazione, soprattutto certi brand molto importanti a cui ci rivolgiamo in Italia e nel mondo. Fortunatamente riusciamo a fornire tutti i marchi più importanti in tutte le aree del mondo, i quali hanno la necessità di personalizzarsi. Infatti qua vediamo per esempio c'è un gattino. Sì, questa qua è una tecnologia particolare che sì. Sostanzialmente permette di trasferire anche una semplice fotografia direttamente da un monitor ad una padella o ad un disco di alluminio che poi durante la lavorazione viene trasformato sempre nella massima sicurezza senza che il disegno venga alterato assolutamente. Nel tempo. Assolutamente. Dottor Dosselli, so che vi siete posti davvero un obiettivo nei prossimi 5 anni molto ambizioso. Sì, ci siamo dati un obiettivo che in parte stiamo già perseguendo, che è quello di raddoppiare i nostri clienti nell'arco dei prossimi 5 anni. Lo stiamo già in parte perseguendo grazie all'ampliamento sia degli immobili sia delle strutture tecniche che entro la fine dell'anno ci porteranno a raddoppiare completamente la nostra capacità produttiva. E in questo modo ci daranno anche la possibilità di poter raggiungere quei mercati come Iran, Arabia Saudita, insomma paesi emergenti, chiamiamoli così, che sicuramente rappresentano un fattore molto molto importante per il nostro mercato nei prossimi anni. Grazie allora al dottor Claudio Dosselli per essere stato con noi, Deco, grazie davvero. Grazie a lei, grazie a lei. E dopo aver parlato di questo prodotto particolare, interessante, legato anche in qualche modo alla nostra salute, quando fatto bene come lo fa la Deco, voltiamo pagina e lasciamo entrare il prossimo ospite. Questa sera a Caffè Novecento parliamo anche di innovazione, di tecnologia, in particolare di digital e mobile marketing, quindi i nuovi modelli di marketing legati ai dispositivi mobili, smartphone, tablet naturalmente, ma non soltanto. Ne parliamo con Genesis Mobile, sono con noi il dottor Vincenzo De Simone, buonasera. Buonasera a tutti. Sales Manager di Genesis Mobile, e il dottor Antonio Daniello, grazie anche a lei. Buonasera. Business and Development di Genesis Mobile. Cominciamo proprio da Vincenzo De Simone, parlando un po' di identità di questa Genesis Mobile. Quando nasce, chi è? Genesis Mobile nasce a fine 2013, quindi dal sogno dei due soci fondatori, quindi da me e Antonio Daniello, con l'aspirazione di essere i più autorevoli professionisti nel digital e mobile marketing. Questa aspirazione nasce con basi solide, perché nasce su un know-how consolidato, quindi su un'esperienza consolidata pluriennale sul digital e mobile marketing. In un mercato in forte crescita, come veniva appunto detto poco fa, che quindi da subito ha fatto sì che Genesis diventasse una startup atipica sia per numero di clienti diretti acquisiti, ma anche per ulteriore crescita, al punto da diventare partner di due poli di ricerca importanti italiani, quindi se parliamo del Politecnico di Milano e della Federico II, che ci ha commissionato il proprio navigatore della facoltà. Ecco, che tipo di partnership si è profilata qua con questi due enti? Nel caso del Politecnico di Milano, quindi la possibilità, diciamo, un canale bidirezionale, perché sia Genesis fornisce dati rispetto a quello che è all'osservatorio della Mobile B2C Strategy del Politecnico di Milano, e quindi a nostra volta la possibilità di ricevere dei dati certificati rispetto a quello che è il mondo che viviamo. Relativamente invece a quella che è la partnership con la Federico II, vi è proprio il rapporto come partner tecnologico rispetto a quello che è, dicevo prima, la creazione del navigatore mobile della facoltà, quindi uno strumento utile per tutti gli studenti, ma assolutamente mobile. Simone, creiamo un attimo uno spaccato per spiegare
per chi non fosse al corrente, che cos'è il digital e mobile marketing in parole semplici. Perfetto, noi partiamo dal presupposto che oggi lo smartphone, il telefonino, se io le chiedessi da quanti anni non cambia il suo numero di cellulare, lei mi risponderebbe da sempre. Questo perché lo smartphone, il telefonino, è la lente di ingrandimento con cui guardiamo il mondo. Noi creiamo tutta una serie di, se parliamo di, della comunicazione, del mobile marketing, creiamo tutta una serie di contenuti digitali che l'utente finale può visionare direttamente e comodamente sul telefonino e può creano delle conversioni, quindi delle azioni che lui può svolgere grazie a tutto questo. E conversioni quindi possono essere, per spiegare in gergo tecnico, da vedere un banner ad arrivare a comprare un prodotto, per modo perfetto di dire. No? Vedere, vedere un prodotto, un servizio ed avere immediatamente una funzionalità che mi permette agevolmente di avere conversioni. Che poi, se mi posso permettere di aggiungere, quello che oggi il nostro paese chiede, perché oggi ci sono oltre 25 milioni di dispositivi in Italia, ma se parliamo di piccole e medie imprese, di grandi imprese o addirittura fino ad arrivare alla pubblica amministrazione, troviamo una lentezza, diciamo così, in questa digitalizzazione. Benissimo. Passo un attimo la parola al dottor Antonio Daniello per vedere un po' anche l'opportunità di business, perché bisogna ricordare che offrite anche un'opportunità di affiliazione in franchising con voi. Assolutamente sì. La nostra organizzazione fa sì che il cliente tipico o particolare sia un business partner, quindi un professionista. Un business partner per noi è un professionista, un web agency, un'agenzia di comunicazione, magari un freelance, magari operatori in generale del settore della comunicazione, che nel tempo hanno capito, hanno avuto l'intuito che il loro servizio prodotti, diciamo il loro listino prodotti, andava, diciamo così, incrementato o addirittura innovato. Questo da un lato. Dall'altro lato, sempre la figura del business partner, nell'ultimo periodo stiamo avendo una forte adesione da parte di imprenditori, anche provenienti da settori ovviamente non specificamente della comunicazione, che hanno avuto anche in questo caso l'intuizione di entrare in un mercato, quello del mobile marketing, in una crescita che sta registrando una crescita esponenziale. Ecco, questi, Daniello, sono un po' i vostri clienti tipo, no? Quindi le fasce di mercato a cui vi rivolgete. Per loro cosa potete fare? Cosa offrite nel concreto? Diciamo che il punto di forza in questo caso sono, diciamo, noi la definiamo una proposta chiave in mano. Sì. Perché da un lato ovviamente offriamo una tecnologia unica nel suo genere, facilmente fruibile, quindi dal punto di vista imprenditoriale, anche se non sei del settore, ma dall'altro lato c'è un supporto che noi chiamiamo modello di business vincente, derivante da esperienze concrete sul campo, in cui questo potenziale partner o il partner stesso possa, diciamo così, utilizzare. Posso utilizzare? Possa avere la confortevolezza di assimilare con facilità quanto, diciamo, tutto ciò che divenga trasferito in termini di know-how, know-how inteso come forme di recruiting, magari di personale, di formazione degli stessi, nella gestione della rete vendita, nella formazione. Quindi l'altro, formazione, Daniello, la interrompo solo perché questo è molto interessante, una formazione veramente flash, si può dire, nel senso che siete in grado in pochissimi giorni di dare già i rudimenti per partire. Assolutamente sì, perché è questo il nostro modello di business, ripeto, è frutto di esperienze concrete sul campo, quindi certo. Al punto tale che in pochissimi giorni siamo in grado di fare uno startup e di minimizzare lo startup, sì, di questi di nuovi imprenditori, e al punto tale che loro stessi amano definirsi genesiani, facendo parte del popolo dei genesiani, quindi bene, pochi giorni sul campo a fatturare, quindi subito e pronti via, ecco, perché giustamente pronti via. Siamo in un mercato che non c'è in da perdere in questo senso tempo. È un progetto chiave in mano, quindi tecnologia da un lato, certo, supporto formativo, quindi trasferimento
prendo know-how dall'altro lato, senza dimenticare tutto questo, ovviamente è fattibile dal fatto che c'è un team molto molto giovane, età media, abbiamo un team di, in questo momento sono 9 persone, sì, che tra back office e parte di supporto, diciamo, ai partner. Certo, ecco, ripasso, questo è chiaro, ripasso un attimo la parola al dottor Vincenzo De Simone per capire qual è il prodotto di punta, il prodotto di successo che vi ha dato proprio la notorietà. È qualcosa che abbiamo presentato recentemente, con, tra l'altro, con un nome di donna, ADA, dove praticamente permette... È una sigla ADA, nostro... proprio un nome, diciamo. ADA, diciamo che è riferito ad ADA Lovelace, il nome del primo programmatore digitale. Ecco, 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 okay, ecco. Noi amiamo anche definirlo come assistente digitale avanzato. Hai capito, ma... okay. La confortevolezza dov'è? Dov'è la bellezza di questa donna che recentemente sta conquistando noi genesiani, ma anche i nostri clienti, nel fatto di permettere all'imprenditore, il nostro cliente, di conoscere non solo i dati, quindi la targetizzazione classica, sì, dei propri clienti, ma anche i comportamenti di acquisto, cioè quindi capire come il cliente vuole ricevere l'informazione, quando desidera ricevere l'informazione, quindi sia la variabilità del contenuto ma anche del contesto, perché le persone sempre più oggi desiderano essere contattate in modo delicato, diciamo così, smart. Certo. In modo smart, va bene. Per il futuro diciamo soltanto che cambieranno i tempi, cambieranno i modelli, quindi vi saprete sempre adeguare e diffondere la vostra presenza a livello nazionale e internazionale. Ecco, lo dico io per voi, perché sì, il tempo a nostra disposizione purtroppo è arrivato al termine. È un argomento sicuramente ampio e complesso, quindi magari i nostri amici a casa possono andarsi a vedere il vostro sito internet, che si è visto comunque in sovraimpressione. Allora, io ringrazio il dottor Vincenzo De Simone per essere stato con noi. Grazie. Sales Manager, e il dottor Antonio Daniello. Grazie. Invece Business and Development di Genesis Mobile. Eccoli qua, abbiamo parlato di tecnologia, di marketing, vediamo che cosa ci dice invece il prossimo ospite. Un accessorio femminile molto importante che ha acquisito nel tempo sempre più rilevanza sono le calze da donna, i Collant, che naturalmente hanno fatto, si può dire, veramente la storia della femminilità, della moda femminile. Allora, parliamo proprio di questo stasera al Caffè Novecento con la Diamantea, un'azienda italiana conosciuta in tutto il mondo, che produce per private label, ed è con noi Paolo Bassetti. Buonasera. Buonasera a lei. Grazie Bassetti. Da Castelgoffredo, provincia di Mantova, nasce questa eccellenza italiana. Esattamente, Castelgoffredo dal dopoguerra è sempre stata il polo per eccellenza della calzetteria italiana, del Collant da donna. Quindi insomma in questa culla è nato questo polo. In questa culla, esatto, in questa culla è nato questo prodotto, che purtroppo fino agli fine anni 90 così rappresentava qualcosa come l'80% della produzione, diciamo, europea della calzetteria da donna. E poi piano piano. Poi la pian crisi, piano, come tutta la crisi, certo, l'avvento di altri mercati, dei competitor di paesi asiatici, quelle cose qui sicuramente hanno ridotto questa quota di mercato che avevamo sempre mantenuto. C'è un motivo storico per cui questo territorio è così legato a questo mercato? Sì, diciamo, la calzatura nasce da un'azienda madre che si chiamava Calzificio Noemi, dalla quale uscirono diversi tecnici che poi nel tempo hanno costruito delle proprie aziende, inizialmente nella propria abitazione, nel garage di casa, e pian piano espandendosi fino ad arrivare ad aziende, diciamo, le principali aziende del nostro settore sono comunque nell'area di Castelgoffredo, area intendo Castelgoffredo, Asola, Casalmoro, Casaloldo, questi comuni limitrofi a Castelgoffredo. Diamantea è nata nel 2006, ma sì, ci sono 30 anni per lei, sì, di conoscenza. Noi, Diamantea è stata costituita nel 2006, io sono il socio fondatore e il titolare, con la moglie e il figlio. Però, come ha detto lei giustamente, vengo via da un'esperienza ultra trentennale in un'altra azienda in cui ho lavorato per oltre 20 anni, e quindi diciamo il know-how personale l'ho trasferito nella nuova società.
Il nome ha un significato? Ha un... No, è stato un nome così, di fantasia, che durante una vacanza, quando eravamo in procinto di costituire, questo è venuto nel mese di settembre, quindi durante le vacanze d'agosto è uscito questo nome, certo, così a caso, e è stato provato e così è stato. Insomma. Richiama un po' comunque il diamante, sì, quindi il un diamante, oggetto legato, sì, un al po' mondo il diamante femminile, no? Esatto, sì, sì, esatto. Può giustamente richiamare questo concetto che poi si rispecchia in quello che è la realtà della nostra azienda. Cioè noi appunto come realtà medio-piccola e producendo esclusivamente made in Italy, quindi sia dalla produzione, i finissaggi e tutto, è chiaro che abbiamo dovuto concentrarsi su una qualità di prodotto molto alta, medio alta, proprio perché per uscire dalla competizione con gli altri mercati in grado sicuramente di fare i prodotti di largo consumo a prezzi molto competitivi dei nostri. Mi tolgo una curiosità, come mai si dice denari per indicare lo spessore, come ora non so come dire, il volume della calza? Esatto, allora un denaro esattamente corrisponde al peso di 10.000 metri di filo. Quindi vuol dire che un filato, per esempio un 40 denari o un 20 denari, vuol dire che sono 200 o 400 mila metri di filo, quindi questo è il rapporto per necessario definire il denaro. Per fabbricare quella... Sì, esatto, diciamo le denarature della calzatria da donna, diciamo, possono variare dai 10 fino anche ai 150, 200 denari, e chiaramente per classificare appunto, che poi chiaramente classifica la pesantezza del collo, la donna, la consumatrice, sa ormai, conosce che quando compra un collo a 20 denari è un prodotto leggero estivo, quando compra un 150 denari è un prodotto chiaramente invernale pesante. Da andare a Polo Nord quasi, si può dire, no? Molto pesante, molto importante. Tra l'altro voi fate donna, bambina, quindi anche baby, anche underwear, giusto? Sì, diciamo il collan donna e bambina sono prodotti chiaramente che si differenziano solamente per delle misure. Poi chiaro, con la stessa tecnologia delle macchine circolari, che è stato l'avvento del collan dopo i telai, perché all'inizio, ricordiamo, sì, le calze da donna venivano prodotte con la seta e su macchine a telaio. Poi c'è stato l'avvento delle macchine circolari con un certo diametro. Il produttore principale di queste macchine a livello mondiale, che era il gruppo Lonati, ha pensato bene di produrre le stesse macchine aumentando il diametro. Quindi aumentando il diametro siamo riusciti ad ottenere dei capi con i quali vengono realizzati soprattutto prodotti underwear, quindi magliette, smanicati, boxer, slip da donna, da uomo anche in questo caso. E hanno la caratteristica del comfort. E hanno la caratteristica di essere seamless, il termine in inglese seamless, in italiano significa senza cuciture, significa che non hanno la classica cucitura dello slip tradizionale, costruito, intagliato e cucito, il classico quindi prodotto. Più confortevole, quindi, alla fine. Più confortevole. Questo in abbinamento anche alle fibre adottate nel collan, quindi microfibra, questi prodotti molto elasticizzati e molto soffici, soavi, quindi oltre diciamo l'effetto di non avere la cucitura, c'è anche un effetto comfort del tessuto stesso con cui vengono prodotti. Ecco, fate anche calze, diciamo, contenitive magari per sì, esatto, diciamo, quando parliamo di prodotto dal valore aggiunto, io intendo prodotti moda, quindi sì, fantasia, ma soprattutto in questi anni prodotti con funzione, nel senso shaper, questi contenitivi modellanti, snellenti, sì, insomma, e via discorrendo. Ecco. Certo, perché insomma è un po' la tendenza. È un po' la tendenza, esatto. E anche tra l'altro queste fantasie un po' particolari che si sono imposte. No? Fantasie, noi seguiamo la tendenza della moda, noi facciamo due collezioni all'anno, la primavera, estate e l'autunno d'inverno, e nelle nostre collezioni inseriamo sicuramente moltissimi prodotti in fantasia che sono frutto di ricerca, di sviluppo, di mesi e mesi di lavoro. La vostra caratteristica peculiare, la caratteristica di Diamantea Bassetti, è che fate solo ed esclusivamente, vi siete proprio specializzati nel private label. Sì, esattamente, la nostra scelta, diciamo, sottoscritto sempre anche nell'azienda precedente, si è occupato come responsabile commerciale export. E quindi anche nella nuova realtà abbiamo seguito questa strada. Quindi il nostro marchio commerciale è un marchio aziendale, ma non abbiamo un nostro marchio interno per la vendita del nostro prodotto al consumatore finale, ma bensì
I nostri clienti, che sono clientela estera europea, catene di distribuzione, hanno per ogni categoria di prodotto il proprio brand commerciale. Quindi noi presentiamo le nostre collezioni, sviluppiamo, facciamo i campioni, ma alla fine vendiamo con il marchio del cliente. Quali sono i paesi in cui esportate? No, i nostri paesi inizialmente sono nell'Europa occidentale, in primis la Germania, la Spagna, la Francia, Svizzera, Portogallo, paesi scandinavi, e poi abbiamo qualche cliente anche extraeuropeo, tipo Venezuela, Sudafrica. Cos'è che caratterizza Diamantea? Uno stile, magari qualcosa di particolare, un segno distintivo? Ma il segno nostro distintivo credo che sia la massima flessibilità che noi siamo in grado di offrire ai nostri clienti. Cioè noi, appunto, essendo un'azienda piccola e però ben strutturata, oggi siamo in grado di offrire ai clienti un servizio a 360 gradi. Dalla ricerca allo sviluppo del prodotto, lo affianchiamo nello sviluppo, nella campionatura, e siamo anche in grado di produrre quantitativi anche, diciamo, abbastanza. Non abbiamo esigenze di grossi quantitativi per ogni singola commessa, quindi oggi il cliente, che sappiamo che non ci sono più i volumi di una volta, quindi noi trova appunto il partner che può dargli un servizio a 360 gradi. Grazie Paolo Bassetti. Grazie a lei. Grazie davvero. Grazie. Dopo questa eccellenza italiana nel settore delle calze, voltiamo pagina, cambiamo argomento con il prossimo ospite. L'impermeabilizzazione, un settore importante che vede protagonista davvero da tanti tanti anni, con una storia di tutto rispetto, una azienda bergamasca, più precisamente di Misano, di Gera d'Adda. Allora è con noi il geometra Giacomo Iride, che ringrazio. Buonasera. Buonasera. Titolare legale rappresentante della azienda Iride, appunto, quasi esatto, omonima. Si può dire, è proprio dal nome di suo padre Gabriele che nasce tutto, sì, questo nel 69. Nel 69, difatti nel 69 mio padre ha iniziato utilizzando la vetroresina dal punto di vista artigiano sulle terrazze, terrazzini, piccoli lavori. Da lì poi sono cambiati i materiali, in effetti, a tutt'oggi in edilizia, e l'espansione dell'azienda si è rivolta appunto a qualsiasi tipologia che riguarda le impermeabilizzazioni dell'edificio, dal controfalda alle coperture, con vari sistemi e tecnologie. Per cui quello che è stata la fondazione di mio padre ha portato a far sì che l'impresa sia comunque strutturata, ma con una mentalità familiare. Suo padre era dipendente al Comune di Milano. Sì, aveva fatto dipendenza al Comune di Milano come manutentore presso, se non ricordo male, la piscina Cossi, se non sbaglio. Poi da lì è tornato al paese d'origine, che era Serniano, nel Cremonese, e è partito a organizzare questa azienda. Gli era venuta questa idea? Sì. Che poi si è rivelata, esatto, vincente. Sì, si è rivelata vincente anche perché noi abbiamo sempre cercato di avere dipendenze, quindi operai regolarmente assunti e che facciano corsi di aggiornamento e avere anche le patenti, diciamo, per poter applicare le nostre membrane. Per cui quello che cambia rispetto a un'altra realtà è che non ci improvvisiamo, quindi seguiamo il cliente dalla fase di progettazione fino alla fase finale di manutenzione. Cos'è un'impermeabilizzazione? Allora, questa è una bella domanda, nel senso che risposta facile potrebbe essere quella che è l'elemento che separa in un edificio le perturbazioni e le acque, che siano meteoriche o che siano, diciamo, derivanti dalla falda. Diciamo che oggi è in rivoluzione ancora il concetto di impermeabilizzazione, mentre prima si ragionava solamente l'elemento di tenuta, oggi si va a ragionare un sistema impermeabile. Quindi la grossa differenza rispetto ad anni addietro è che mentre prima un'azienda arrivava in cantiere e posizionava lo strato impermeabile, quello era finito, mentre invece adesso si ragiona il sistema, cioè il lavoro che io devo andare a fare deve essere coadiuvato con il substrato precedente, con la finitura, e deve esserci un legame all'interno con i vari elementi che compongono il progetto, quindi dal progettista al direttore lavori, all'impresa, al beneficiario e al manutentore. Quindi è cambiato proprio nel corso degli anni
questa idea, diciamo, di lavoro. Quali sono i materiali che si usano per ottenere poi la parte impermeabile? Ma guardi, che ne fa sempre un po' da padrone sono le membrane bituminose. Diciamo, in questo caso ce ne sono di svariati tipi e non sempre vengono applicati a livello generale di mercato i tipi idonei per la precisa collocazione oppure per il preciso lavoro. Ci sono altre membrane prefabbricate sintetiche, quindi anziché essere applicate a fiamma vengono applicate mediante foam o lyster, ci sono prodotti liquidi. Quello che consiglio, diciamo, a chi vuole intraprendere un lavoro di questo tipo oppure ha bisogno di fare un'impermeabilizzazione, di guardare realmente la destinazione d'uso. Spesso e volentieri ci troviamo che, perché un'azienda utilizza un tipo specifico di prodotto e non altri, ad andare ad applicarlo comunque sempre in tutti i sistemi, cosa che invece non va bene. Vi fate anche la posa in opera? Lo facciamo specialmente anche questo, quindi ci scostiamo un po' da quelle che sono le idee generiche, come posso dire, studiando il materiale idoneo per la singola applicazione, e in più lo collaudiamo anche al termine dei lavori. Che cos'è ASSIMP Italia? ASSIMP Italia è l'associazione degli impermeabilizzatori a cui noi ci siamo associati 5 anni fa, e è un'associazione che è nata 14 anni fa con uno scopo ben preciso. Facciamo ad esempio un caso che il 65% da uno studio che ha fatto ASSIMP sull'Università di Pisa, delle cause che ci sono in edilizia derivano da problemi di infiltrazione. Quindi ASSIMP è nata con lo scopo, tra i suoi fondatori e quelli che attualmente sono oggi, che sono circa 200 associati, è quello di promuovere una regola d'arte per evitare che ci siano questi problemi. Perché purtroppo nel mercato, il mercato è un po' anarchico. Quindi, nonostante ci siano normative ben precise, ci siano sistemi ben precisi, non tutti ne sono al corrente. Quindi ASSIMP ha lo scopo di divulgare quelle che sono le reali normative e di formare specialmente anche gli applicatori, quindi dare la possibilità a chi ha seguito dei corsi e chi ha conseguito le patenti di esercitare la professione. Poi, per ultimo inciso, un impermeabilizzatore, parlo del mio settore, che non sia iscritto a un'associazione perde parecchio, nel senso che i vari consigli che si fanno, le varie conferenze danno comunque delle informazioni che sono importanti sia dal punto di vista commerciale ma anche operativo e tecnico. Parlando di mercati, Iride, su che territorio lavorate? Allora, noi lavoriamo in tutta Italia, principalmente diciamo nella zona della Lombardia, però ci affacciamo anche ai territori esteri limitrofi come può essere la Svizzera, la Francia, l'Austria. Questo nonostante, dicevo, è un'impresa familiare, però avendo una ventina, diciamo, di addetti, riusciamo comunque a soddisfare anche quelli che sono i requisiti burocratici che ci permettono di andare negli altri paesi. Anche certo. Perché se tante volte, diciamo, altri paesi vengono presi come punto di riferimento, secondo me in Italia abbiamo comunque delle eccellenze che non hanno nulla da invidiare. Quindi riusciamo anche a portare all'estero quelle che sono le nostre conoscenze, anche perché attualmente la legge predispone che le coperture, per fare un esempio di un settore delle impermeabilizzazioni, debbano avere una garanzia di 10 anni. È impensabile che un'azienda o una proprietà debba rifare il tetto ogni 10 anni. Il tetto va rifatto forse dopo 40 o 50. Quindi oggi sappiamo quali sono gli elementi per poter portare a termine un lavoro ben fatto. E facendo una piccola precisazione, l'utile delle aziende, secondo me, non è solamente quanto un'azienda alla fine dell'anno guadagna, anche perché oggi sono talmente risicati, ma io devo avere la soddisfazione che quando ho fatto una copertura l'ho fatta bene, i miei operai devono star bene, il mio cliente deve essere contento, quindi l'utile dell'azienda è anche questo, non solamente una mera economia alla fine dell'anno sui bilanci. Non solo quello, giustamente, ci sta, giustamente sì. E il discorso dell'impermeabilizzazione, tra l'altro, è legato anche in qualche modo al risparmio energetico, all'isolante sì, termico. Sì, giusto. Difatti lei ha affrontato una cosa interessante sullo spunto, perché il sistema, tante volte abbiamo sistemi termoimpermeabili, quindi nelle coperture non c'è solamente l'impermeabilizzazione ma c'è anche un isolante termico. O addirittura noi facciamo anche coperture fotovoltaiche integrate nei nostri sistemi impermeabili, quindi il cliente si trova ad avere una copertura, parlo delle coperture che è la cosa più semplice che magari anche i telespettatori riescono a capire, se vado a parlare magari di controfalda o di barriera antiradon diventa una cosa magari un po' più complessa, però riusciamo a dare un risparmio energetico sicuramente all'edificio,
ma l'impermeabilizzazione vista come appunto sistema è un qualcosa che va al di là della semplice messa in opera del prodotto. Noi siamo legati con il cliente 10 anni, ma poi con i contratti di manutenzione ci sono anche prodotti che portano anche a 20 anni di garanzia al tetto. E una cosa importante su cui secondo me bisogna soffermarsi è che praticamente noi diamo delle postume decennali, delle garanzie sul nostro lavoro, ma questo non deve essere un riferimento nel dire ok, se il lavoro è fatto male chiamo la compagnia assicurativa. No, l'azienda poiché ha la copertura assicurativa è perché lavora bene, se no la compagnia assicurativa non assicura. C'è qualche lavoro, qualche commessa particolarmente importante che le ricorda, che ha piacere a menzionare? Ma ad esempio noi avevamo fatto il parcheggio del grattacielo Pirelli, abbiamo fatto il centro tumore a Milano, le coperture e anche in questo caso un piccolo ragionamento che mi viene è questo. Tante volte magari spendiamo 5.000, 10.000, 100.000 euro, 200.000 per fare un'impermeabilizzazione, ma il danno che andiamo a creare all'interno è molto peggio. Se io vado ad avere una perdita in sala operatoria e ho sotto una persona in operazione e mi crea problemi, anche non gravi, quindi il danno che io vado a creare è molto alto. Quindi l'impermeabilizzazione è una parte dell'edificio che può costare magari anche il 2%, ma i danni che va a creare, se fatta male, sono veramente catastrofici. Quindi è un investimento farla bene. Esatto, esatto. Assolutamente. Rivolgersi ai professionisti come Iride, grazie al geometra Giacomo Iride per essere stato con noi. Grazie a voi. E dopo questa panoramica su un settore sicuramente particolare e complesso, per cui bisogna rivolgersi a dei professionisti, a degli specialisti, altrettanto stesso discorso vale per il prossimo ospite. Il mondo della bellezza femminile, della bellezza delle donne che passa anche attraverso l'estetica, la cura della persona e ultimamente, negli ultimi anni, questa tendenza straordinaria della cura delle proprie unghie, il settore del nail. Allora, Nail Evo è un'azienda molto importante che si occupa proprio di questo ed è qui con noi questa sera. Nail Evo di Ovada, è con noi Barbara Ferraro, buonasera. Buonasera Matteo. Grazie Ferraro per essere con noi. Nail Evo, quindi l'evoluzione poi del nail, di che cosa vi occupate esattamente? Noi siamo un'azienda italiana, una piccola media impresa nata 10 anni fa, che si occupa dell'importazione e della distribuzione di ciò che io definisco i cosmetici etici, cioè una serie di cosmetici che rispettano dei valori che sono al centro della nostra attenzione. Certo, quindi questi valori imprescindibili si può dire. Sì. Ci spieghi meglio cosa si intende per cosmetici etici? Beh, per noi i cosmetici etici sono quei cosmetici che rispettano innanzitutto la persona, cioè che non contengano all'interno ingredienti chimici potenzialmente aggressivi, discutibili o dannosi, che rispettino per esempio gli animali. Gli animali, non c'è alcun bisogno di testare sugli animali cosmetici, quindi noi ci assicuriamo che tutti i nostri prodotti non vengano testati sugli animali, neanche le materie prime. Poi ci occupiamo tantissimo dell'ambiente, privilegiamo quei fornitori che producano e utilizzino packaging riciclati e riciclabili. Le persone naturalmente. Le persone naturalmente. Mettiamo tanto dentro la società perché con la mia azienda, in partnership con i nostri fornitori e con alcune estetiste molto valorose, aderiamo a delle iniziative destinate, dedicate alle persone. Infatti vedevamo prima appunto una foto con dei bambini in un ospedale, sì, se non sbaglio. Quindi siamo andati in un reparto di oncologia pediatrica a donare dei giocattoli, abbiamo fatto delle iniziative dedicate alle donne, alle pazienti oncologiche per ridare un certo orgoglio, una certa bellezza alle donne nonostante la malattia. E adesso stiamo trattando una serie di adolescenti affetti da acne in maniera assolutamente anonima e gratuita, perché l'acne può scatenare fenomeni di bullismo, causando difficoltà nelle relazioni e disagio sociale. Pensate tra l'altro che sia importante giustamente reimmettere nel mondo una parte della prosperità che avete la fortuna di ricevere. È vero, l'azienda è costantemente in crescita, io sono grata e mi piace aiutare gli altri. Che cos'è l'iDay? L'iDay è una giornata dedicata alle donne
che abbiano superato le terapie salvavita, ed è una giornata che offriamo nei centri estetici grazie a estetiste molto generose che eseguono trattamenti gratuiti. E poi naturalmente anche la qualità, la coerenza, quindi mantenere le promesse. Beh, noi sì, ci assicuriamo di non deluderlo il cliente, quindi se tu dici che cambi la pelle del consumatore devi fare in modo che questo avvenga, altrimenti crei veramente, deludi delle aspettative. Siete in grado di garantire anche la sicurezza nelle formulazioni, quindi non agenti aggressivi? Certo, ecco. Noi diciamo che anche qualsiasi ingrediente che sia discusso o discutibile, cerchiamo di evitarlo e di privilegiare formulazioni sicure per la persona. Infatti, abbiamo visto prima una foto di un'aula, lei fa anche formazione, fa anche workshop. Sì, noi formiamo estetiste e cerchiamo di fare in modo che queste trasmettano i valori al loro cliente finale. Quei volantini arancioni cos'erano che abbiamo visto? Gli amici prima? Per la pelle, è una cosa bellissima, stiamo curando appunto questi adolescenti tramite centri estetici che hanno aderito all'iniziativa. Nailevo è un'azienda costantemente in crescita, questa è una cosa molto bella. Quali sono state le azioni vincenti? Parliamo di azioni vincenti. Beh, sicuramente mettere al centro le risorse umane. Un'azienda è fatta di persone e se tu non riesci a coinvolgere, ad apprezzare i tuoi collaboratori, non creerai mai un gruppo connesso di persone che contribuiscono allo sviluppo dell'idea imprenditoriale, del sogno. E poi tanto lavoro duro, durissimo, perché uscire da una zona di comodo, da una zona in cui ci sono delle abitudini ben consolidate, mettersi a studiare, seguire i cambiamenti del mercato, è stato veramente importante per lo sviluppo dell'azienda. Ferraro, ci puoi raccontare qualcosa di lei, anche di come è nata questa idea imprenditoriale? In realtà io sono una persona che è normale, non amo parlare tantissimo di me. Però sono una persona che ha sempre avuto un grande slancio nei confronti degli altri e quindi durante un viaggio a New York con il mio compagno ho scoperto, in un paese dove c'era molta più attenzione agli ingredienti cosmetici già tanti anni fa, ho voluto creare una bellezza senza compromessi per le donne e quindi veramente trovare dei prodotti unici negli Stati Uniti da portare in Italia. I progetti futuri di Nailevo quali sono? Dunque, io ho una storia bellissima. Vede, io sono diventata mamma a 45 anni dopo un percorso fatto di sofferenza, di delusioni, difficile, e ho realizzato questo sogno. È nata Giulia, Vittoria di secondo nome, che ha cambiato, ribaltato le prospettive e mi ha illuminato la vita. Per cui ho deciso di lasciare un segno in questo mondo di bellezza. E omaggiando l'eccellenza della produzione italiana, stiamo sviluppando un prodotto made in Italy che garantirà protezione, prevenzione e bellezza alla pelle degli esseri più indifesi, più straordinari e più importanti, che sono i bambini. E quindi partirà questo progetto di internazionalizzazione e di lancio di un nuovo brand. Come si chiamerà questo brand? Si sa già? È ancora un segreto. Quindi ci state ancora... Sì. State tenendo ancora questa, sì, questa cosa. Insomma, ci sono tanti aspetti di Nailevo, abbiamo visto anche tante immagini che la regia ci ha favorito, anche c'era un'immagine molto bella, non so se la regia la ritrova adesso, di un bel pancione, di una mamma con, sì, un prodotto, no? Questo anche è un, esatto, elemento. Io tanti anni fa ho scoperto che gli smalti, l'utilizzo di smalti poteva provocare deformazioni fetali o poteva provocare altri disagi, altre patologie se conteneva all'interno ingredienti che poi sono stati rimossi dalle formulazioni, anche dalla direttiva sui cosmetici. Infatti, europea. Se non sbaglio, anche la tinta per i capelli credo, sì, non sia corretto farla durante la gravidanza. Infatti, esatto, lo smalto Zoya è lo smalto che per primo ha rimosso tutti gli ingredienti chimici aggressivi ed è un omaggio alla donna. Lo smalto rosso di Zoya si chiama Carmen, nasce da una donna ed è destinato alle donne. Tutta questa, diciamo, tutta questa eticità poi è ripagata dal mercato, la clientela comunque ricambia con altrettanto affetto. Sì, io ho circa 7.000 clienti
e devo dire che sono non in contatto con tutti loro, ma con molti di loro ho veramente una comunicazione costante e mi sento veramente grata per quello che torna indietro grazie a quello che facciamo. Quindi insomma anche la gratitudine è importante, alla sua importanza, e poi la squadra, la sinergia, l'empatia con i colleghi. Senza i miei collaboratori sarei un imprenditore con un'idea da solo e non avrei avuto il successo che ho avuto. Benissimo, grazie allora a Neilevu, grazie a Barbara Ferraro per essere stata con noi. Grazie a lei, è stato un grande piacere per grazie. Me partecipare. Tante storie allora questa sera, come avete visto, al Caffè 900 di Business 24, una più importante dell'altra, una più interessante dell'altra, per professionalità, per caratteristiche, per attenzione a temi quali la qualità, il Made in Italy, l'ambiente anche naturalmente e le nuove tecnologie. Ci ritroviamo qua nel nostro salotto televisivo sul 160 del digitale terrestre, poi potete rivedere questa puntata anche su tutti i nostri dispositivi on demand. Sicuramente qualcuno di voi, imprenditore che ci sta seguendo, sarà contattato nei prossimi giorni dalla nostra redazione, se rientra in un interesse reciproco e condiviso magari ci sarà occasione di incontrarci qua sui nostri divani. Allora, un buon proseguimento di serata con i programmi della rete, a presto con il nostro Caffè 900.